Amici carissimi, in Vini Italy, chiaramente noi siamo sempre ogni anno qui a scoprire, a ritrovare i vecchi amici e siamo venuti a salutare un amico che è sempre nuovo, sempre diverso dagli altri, perché il prosecco lo fanno tutti, però lui non fa il prosecco, lui fa un prosecco diverso, speciale, particolare, fa diverse bottiglie, anche diverse tra di esse. Parliamo di Sandro Bottega. Ciao Sandro. Ciao Luca. Noi ci conosciamo da 20 anni e tu ogni volta ci presenti qualcosa di nuovo. L'ultima nata qual è? L'ultima nata si chiama Stardust ed è una bottiglia di prosecco dry, quindi con un leggermente abboccato, 22 grammi litro di zucchero, e che nasce dalle migliori colline, dalle più alte colline della zona di Conegliano Valdobbiadene, e che viene fatto fermentare in una sola volta per circa 60 giorni. Ne facciamo un prodotto che è... vogliamo sia l'emblema dei nostri prosecchi e che viene venduto nel mondo ai clienti migliori a un prezzo di 99 euro. Beh, senti, io la terrei così in esposizione a casa mia. Fai del vino diverso, questa è la verità. La qualità, il packaging sono tutti molto importanti, il controllo qualità, il lavoro di ricerca che c'è dietro ad ogni prodotto. Pensa che qui dentro questa bottiglia è fatta con 3.000 cristalli attaccati uno a uno a mano e tutti quanti attaccati in Italia. Ma bellissimo, no? Guarda, tu questa è da vetrina di gioielleria, scusami, c'è qualcosa, ripeto, è incredibile, incredibilmente bella. C'è anche la bottiglia più piccola. Noi vogliamo cercare di essere l'eccellenza made in Italy, dalla bottiglia piccola da 0,75 fino ai 3 litri come questa. E c'è la tua firma qua, ecco, Bottega. Beh, diciamo vignaioli, maestri da tanti anni, distillatori. E anche un po' esatto. Distillatori. Oh, passiamo al compleanno adesso. Voi state festeggiando un compleanno? Sì, 15 anni fa. Quando il mondo del prosecco stava per esplodere, abbiamo pensato di dare una veste diversa, ma non soltanto per la veste in sé, per poter competere nelle migliori scaffali, nelle migliori tavole di tutto il mondo insieme allo champagne, ma per proteggere la qualità del prosecco con una vernice che fosse adeguata a proteggere la qualità del prodotto, a mantenere la qualità del prodotto per un periodo molto più lungo. Quindi un prosecco qui dentro non vive un anno come tutti gli altri prosecchi, ma ne vive due. Adesso versiamo e capiamo anche il famoso perlage, come deve essere, grosso, piccolo, medio? Allora, il perlage del prosecco deve essere setoso, sottile, fine, il vino deve essere cremoso, si deve aprire in questo modo senza fare un gran botto, come siamo abituati, e deve essere bevuto preferibilmente in un bicchiere largo, perché in un bicchiere largo si esaltano i profumi molto meglio che nel tradizionale flute. Io adesso ti faccio per dire, perché nei ristoranti danno quei bicchierini da assi spumanti vecchi, sai, il prosecco come lo fai a bere in quei bicchierini che nemmeno lo puoi mettere in bocca, capito? Quelli stretti, sottili. Perché è una tradizione francese che sì, noi dobbiamo, della quale ci dobbiamo dimenticare. Il prosecco va bevuto qui, cin cin. È uno spumante più leggero dello champagne, uno spumante più profumato dello champagne e anche uno spumante più naturale. E soprattutto made in Italy. Ed è soprattutto made in Italy al 100%. Di Sandro Bottega, che è una garanzia, è una qualità, e io so che non fra un anno, fra qualche mese, già quando tornerò da lui dirò: mi fai vedere l'ultima novità, ma non sarà più questa, perché lui ne inventa uno ogni mese, ogni due mesi, tra grappe strane, particolari, anche appunto bottiglie diverse, molto belle, e ti faccio i complimenti. Sandro. Grazie a voi, è stato un piacere, buon Vini Italy, buon prosecco. Grazie Sandro, ciao a tutti, ciao. Cin cin.